Amici, come state? Da 2 settimane sono scomparso di nuovo, ormai il mio canale è diventato con video bisettimanale, ma sapete com'è? Ultimi giorni di scuola sì, va pesante, quindi i tempi di pubblicazione saranno probabilmente più lunghi per questo periodo. Beh, dai, forza, ditemi qualcosa, scrivete nei commenti, non lo so, parliamo, discutiamo. Se torno in 2 settimane qualcosa sarà successo, visto che adesso sta aprendo un pochino tutto. Potremmo parlare di qualcosa. Oggi ho avuto un'esperienza un po' simile a quella di YouTube. Non so se state seguendo, ma l'ultimo video che ha caricato sul suo canale parla proprio di riuscire ad arrivare nella vita di qualcuno dal nulla. Lui aveva comprato un gioco a basso prezzo, di scarsa qualità, sapete, YouTube piace spendere soldi a occhio, ed è riuscito ad entrare nella vita del creatore. E ho avuto un'esperienza molto simile in questi giorni. Oggi stavo facendo tranquillamente i compiti con le cuffie, mentre ad ascoltare Deja Vu di Initial D, e per puro caso vado a leggere i commenti in cui tutti dicevano che il cantante della sigla di Initial D, Deja Vu, canzone che ha più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, e che se non conoscete vi lascio il link in descrizione, perché se ve la faccio sentire non mi pagano il video e vorrei guadagnare quando arrivo ai 1000 iscritti, quindi vi lascio il link sotto se non lo conoscete. Scopro che il cantante è italiano. Allora mi incuriosisco, ovviamente, mi interessa sapere chi è costui. Allora vado ad informarmi, scrivo su internet in modo molto tamarro, Initial D Deja Vu Singer, e mi trovo un articolo. Vengo a scoprire dell'esistenza di questo cantante di nome Dave Rogers, che è conosciuto anche con 150 altri nomi, tra cui Derek Simon, Patrick Holley, Mario Ross, Red Skins, RCS e Thomas & Schubert. Vengo a scoprire quindi che costui ha iniziato la sua carriera in una band di nome Aleph, con la band, e ha cominciato a lavorare con artisti di tutto il mondo. È stato addirittura onorato dall'industria giapponese per aver venduto oltre 30 milioni di album. E ho scoperto anche che fu il padre dell'Eurobeat, che ho scoperto oggi così l'Eurobeat, ovvero sarebbe quel genere musicale che comprende la musica tunze tunze italo disco, e a livello mondiale viene identificato come Eurobeat. Non capisco perché sia Eurobeat, assolutamente dovrebbe essere Italbeat, sta in Europa. Comunque, vengo anche a scoprire che ha scritto per molti artisti nel campo del J-pop. Allora comincio ancora ad interessarmi, vado a vedere qua, se è così importante addirittura il padre di un genere musicale, avrà fatto qualche altra canzone che conosceremo tutti sicuramente molto bene. Allora scendo giù e vado ad informarmi su alcune canzoni che ha prodotto costui. Nel 2006 scopro che produce un album di nome Blow Your Mind, fa diversi dischi. Col passare del tempo però la canzone Deja Vu diventa sempre più famosa su YouTube, fino ad arrivare a 100 milioni di visualizzazioni nel 2019, ed è in quell'anno che lui pubblica un CD chiamato appunto Deja Vu, penso e suppongo in onore a quella canzone. Ma soprattutto c'è un fatto su cui vorrei parlare. Nel 2005 costui scrisse di suo pugno e cantò l'inno di Forza Mantova, che suppongo possa farvi sentire, perché dubito abbia dei copyright qui su YouTube, considerando che l'hanno caricato in due stronzi a malapena e a pochissime visualizzazioni, quindi adesso vi faccio sentire un pezzo. Sì, è la stessa persona che ha cantato Deja Vu. Arrivederci.